Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Il 6 ottobre 1921, 100 anni fa, moriva Monsignor Henri de Lassù, apologeta cattolico e combattente contro i nemici della Chiesa. Egli intraprese la sua battaglia attraverso articoli sulle riviste. C'è da pensare che se fosse vivo oggi, anche lui si servirebbe di Facebook, Twitter o WhatsApp. Aveva capito che la battaglia si sarebbe svolta a livello della comunicazione, che non si può fare a meno di misurarsi in quel lagone. Monsignor de Lassù aveva di fronte nemici insidiosissimi: la massoneria, il liberalismo, l'americanismo, il modernismo. Nemici che non sono stati sconfitti, ma almeno ora sono identificati. Conoscendoli, è molto più facile potersi difendere ed avvertire quando si sta entrando in zona pericolosa. La Chiesa non chiude gli occhi davanti al mondo, anzi, deve spalancarli ancora di più, proprio perché da esso e dalle sue insidie ci vengono i pericoli più grandi. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.